La neve lascia il posto all'erba che piano piano riprende vita e tutto ormai è teso verso la Pasqua, verso la primavera, questa straordinaria festa che celebriamo ancora la prima domenica dopo la luna piena di primavera. In questo percorso di quaresima, di autenticità, in questo percorso in cui vogliamo con semplicità lasciare che la nostra anima ci raggiunga per fare il punto della situazione, per chiederci quali sono le conversioni da operare nella nostra vita, quali mortificazioni da fare, ma soprattutto quali vivificazioni da fare, abbiamo incontrato il Tabor, entrando nel deserto, abbiamo riflettuto sul significato del dolore. Dio non ce l'ha con noi. Se crolla la torre di Siloe o se i soldati romani ammazzano qualcuno nel Tempio non è colpa di Dio, ma è perché l'umano, l'uomo ancora fatica a esercitare con intelligenza la propria libertà. E oggi in questo cammino, come dire, di ridefinizione della nostra fede, per fare il punto della situazione, abbiamo una pagina conosciutissima, straordinaria, bellissima. Luca al capitolo 15, Luca che ci accompagna quest'anno. Una pagina talmente usata ad essere un po' usurata, la cosiddetta pagina del figlio il prodigo, che grazie al cielo abbiamo cambiato titolazione, visto che il figlio il prodigo dimentica che c'è anche l'altro fratello, forse perché ci assomiglia. È Luca che quest'anno ci insegna a scoprire il volto misericordioso di Dio, il volto buono, non buonista, il volto tenero, compassionevole, ma anche virile e determinato del Padre. E così come abbiamo letto nell'introduzione alla terza parabola del capitolo 15, in realtà, come spiego sempre, il capitolo 15 è un'unica grande parabola in tre atti, in tre puntate: la pecora perduta, la moneta smarrita e poi i due figli, la parabola dei due figli, oppure, come a me piace definirla, del padre prodigo, perché è l'unico esagerato qui dentro, il padre. Gesù le pronuncia questa parabola in tre atti, lo dice all'inizio Luca, per giustificare, per far capire le proprie ragioni ai farisei, agli scribi, ai sommi sacerdoti che mormoravano per il fatto di essere buonista, per il fatto di accogliere tutti. Allora certo, c'era un po' l'idea, ma dove andiamo a finire? Beh, ma allora la giustizia, tutti questi discorsi che onestamente ancora oggi facciamo. Gesù allora dice: voi pensate quello che volete, io vi dico chi è Dio. E raccontando chi è Dio, racconta di questa parabola che tutti noi conosciamo, una parabola di due figli che hanno una pessima idea di Dio, la parabola di due figli che hanno stravolto completamente il volto del Padre. La parabola è di immediata e facile fruizione, la capiamo tutti, appunto l'abbiamo addirittura un po' usata, usurata. I due figli rappresentano due modi che abbiamo ancora noi oggi di rappresentarci Dio. Il figlio numero uno, il figlio minore, pensa che Dio sia una carogna, che il padre sia una brutta persona, che tiene i soldi per sé, che arraffa, che gli impedisce di vivere. Tra l'altro nella parabola non viene detto nulla del genere, il padre sembra un piccolo proprietario terriero che coinvolge i suoi figli nella sua opera, ha degli stipendiati, quindi una bella persona, e anche nel suo comportamento in alcun modo è quella figura grottesca che ha in testa il figlio minore. Eppure il figlio minore pensa, come molti ancora oggi io incontro, pensano: se Dio c'è io sono fregato, questo Dio che mi controlla, che veglia, che si fa gli affari miei, questo Dio spione, questo Dio guardone, che orribile idea. E il padre non sa che cosa fare. Quando il figlio gli chiede l'eredità che non gli spetta, perché solo quando è morto eventualmente gli spetta, ma quando anche il padre si bevesse tutto e giocasse alla roulette non può dire nulla, quindi nulla ci è dovuto, il padre glielo dà. È curioso perché mi ha sempre interrogato questo gesto, forse perché sa che non c'è più molto da fare. E il figlio, dopo non molti giorni, quindi non era l'intenzione quella di avere i soldi, ma di usarli, se ne va in un paese lontano, pone una grande distanza fra sé e il padre. E lì vive finalmente come se non ci fosse Dio. Non è così il nostro mondo, che pretende l'eredità, ma non vuole più avere a che fare col padre, che vuole equità, giustizia, che vuole accoglienza, che vuole bontà, che vuole equilibrio, ma senza Dio. Questo mondo che ha scordato la morale è diventato moralista, questo mondo che addirittura ora sdogana il cattivismo come la condizione ideale dell'uomo, non come una condizione da superare.
viene a finire il cibo, vengono a finire i soldi, gli amici, e lui si ritrova a pascolare i porci. Pensate, per un ebreo pascolare i porci, che è un animale impuro. E c'è questo dettaglio terrificante che dice Gesù: avrebbe voluto saziarsi delle carrube con cui mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Vi immaginate, non è che se si fosse alzato e avesse preso una carruba qualcuno gli avrebbe detto qualcosa. Ma lui si rende conto per la prima volta che a nessuno gliene frega niente di lui, che lui può anche morire di fame e nessuno se ne accorge. E così rientra in se stesso l'atteggiamento della Quaresima. Dice: sono un cretino, a casa mia anche l'ultimo degli stipendiati ha pane in abbondanza. Non è pentito, e non è neanche convertito. Si fa i conti in tasca, come dice Gesù: calcola se puoi costruire una torre o sfidare un esercito più potente di te. Fatti bene i conti in tasca. E dice: ma forse è meglio che vada e faccia il pentito. Si prepara anche tutta la scusa, dirò: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Si mette per strada. E questa è la figura di questo figlio, uno che non ha capito molto di Dio né prima né dopo. Ma c'è anche il secondo figlio, come sapete. Voglio spezzare una lancia a favore del secondo figlio, perché ci assomiglia molto e guardate, lo capiamo. Torna alla fine della giornata, stanco, sente la festa e chiama un servo e gli dice: ma che sta succedendo? E questo gli racconta del fratello e lui si arrabbia e non vuole entrare. Non vuole entrare perché anche lui ha un'idea strana di Dio, anche lui ha un'idea strana del padre, non come uno che è un concorrente, ma uno da tenere buono perché ti può fare un favore, perché mi hanno sempre insegnato così, è forte il senso del dovere che va sempre a braccetto col senso di colpa, perché lui, insomma, lui sì che è un bravo ragazzo e fa quello che il padre si aspetta. È che lui non sa veramente cosa si aspetta il padre. E quando il padre esce fuori per convincerlo, avete sentito, è straordinario, gli fa tutta una tiritera, una ripicca, dice: neanche con i miei amici mi hai dato un capretto. E il padre gli avrà detto: ma me l'avessi chiesto, ciò che è mio è tuo. Il secondo figlio ci assomiglia, noi che da lunga data siamo discepoli del Signore, abbiamo tenuto duro quando tutti se ne sono andati, quando la gente sbatte la porta dicendo la Chiesa fa schifo, diciamo: no, io ci sono, ma che Dio ne tenga conto. E anche lui ha capito molto del padre. Il padre è uno da rispettare, sì, ma non c'è amore nel suo gesto, non è contento di stare nella vigna, anzi, in fondo si spaventa, perché evidentemente l'eredità ormai non c'è più. Sapete che l'eredità andava per 2/3 al figlio maggiore e 1/3 al figlio minore. Ora che questo figlio ha speso il suo terzo ed è tornato, si ricomincia da capo, quindi insomma un po' di paura per il proprio denaro c'è anche in questo figlio maggiore. Il suo cuore è piccino, il senso della giustizia è grande, sì, ma il suo cuore è piccino, perché non capisce le ragioni del padre, così come non le capiscono i farisei e gli scribi, i sommi sacerdoti nel gesto di Gesù. Ma adesso smettiamola di guardare a questi due cretini e guardiamo il volto del padre. Sì, perché dai, è lui il vero protagonista di questa parabola. È sul padre che dobbiamo concentrarci, su chi è veramente Dio, il Dio che Gesù è venuto a raccontarci. Un padre che corre il rischio educativo di lasciar partire il figlio perché sa che non può fare più molto, così come qualcuno che si è fatto una brutta idea di voi e non riuscite a cambiarlo, a convincerlo, e lo lascia andare. Chi di voi l'avrebbe lasciato andare? Un figlio adolescente che arriva in casa e dice: mi sono innamorato della prof che ha 30 anni più di me, adesso andiamo a fare il giro del mondo, mi potresti dare i soldi? Certo, come no? Eppure lo lascia andare, non perché sia un debole, ma perché spera che quel tenue filo col figlio ancora si possa mantenere. Sa che il figlio si può perdere, corre il rischio educativo, nessuno ci può costringere a nulla, mai, nemmeno Dio, tanto meno Dio, e lui lo sa. E allora questo padre, che però non è arrabbiato, non dice: ah, se esci da questa porta non tornare mai più, non mettere più piedi in questa casa. Anzi, come dice benissimo Gesù e Luca riporta, il padre scruta l'orizzonte tutti i giorni. Guardate, le case al tempo di Gesù erano a piano unico, quindi per scrutare l'orizzonte non c'era che un modo: salire sul tetto della casa e guardare, sperando che torni questo figlio. E quando questo figlio torna e finalmente gli corre incontro, che è un atteggiamento assolutamente improprio per un adulto, per un padre che ha autorevolezza, ma non gli importa, ed è lui ad abbracciarlo. E quando il figlio, che non è affatto pentito, ma che si è preparato la scusa, inizia la sua tiritera, lo interrompe. Avete notato?
Il figlio dice: ho peccato, non sono più degno di essere tuo figlio, ma l'interrompe quando il figlio sta per dire cosa deve fare di lui: trattami come uno dei tuoi servi, perché ricordiamocelo bene, possiamo dire tutto a Dio, ma non cosa deve fare con noi. E infatti lo riveste della veste bianca, i calzari ai piedi, l'anello al dito. A me sconvolge questo anello al dito, era il sigillo che serviva, era, gli ridà l'accesso, la password del conto corrente bancario, gli dà dignità, fa festa, uccide un vitello. Se andate in Israele non vedrete molti vitelli, molte pecore, molte capre, ma non vitelli, un animale esotico quasi, che si teneva per le straordinarie occasioni. E inizia a far festa. Il padre tenta, mette sul piatto della bilancia il proprio cuore, non sa se funzionerà. Ed è lo stesso padre che esce fuori a convincere il fratello maggiore delle sue ragioni. Io sarei uscito, gli avrei dato due sberle e avrei detto: adesso entri, poi ne parliamo. Ma lui spiega le sue ragioni a questo fratello maggiore che dice: tuo figlio, risponde tuo fratello. E poi c'è questo verbo bellissimo, e ringrazio chi me l'ha fatto scoprire recentemente: bisognava far festa. Bisognava, è un obbligo, è vivo tuo fratello. E quindi non importa tutto quello che è successo, non gli va incontro dicendo: lo dicevo io a tua madre, non lo rimprovera, non lo umilia. E va anche dal secondo fratello non dicendo: sei un idiota o sei uno stupido, sei geloso. Gli dice: guarda, bisognava far festa. Dietro tutte le ragioni c'è il desiderio che Dio ha per tutti noi per far festa. E questo è il volto del padre. E io mi chiedo se sono disposto ad accettare un Dio così tanto esagerato, perché mi vengono mille domande. Dice: esagerato, allora è troppo facile, allora uno fa tutto il cretino, fa il disgraziato e poi quando torna si pente, tutti i discorsi idioti che facciamo noi e che Gesù non fa. Allora smettiamo di guardare i due figli e guardiamo il padre. Mi chiedo e vi chiedo se siamo disposti ad accogliere questo Dio così, così tanto, così esagerato. La parabola, come ho fatto notare mille, mille volte, non ha una conclusione. Cioè, non si dice se finalmente il figlio minore capì chi era il padre, quali erano le sue vere intenzioni. Non si dice se facendo festa ha capito finalmente che non è un concorrente, un avversario, o peggio un vecchio rimbambito da ingannare facendo il finto pentito. Né si dice se il fratello maggiore ebbe il coraggio di entrare a far festa, se il figlio maggiore, smettendo i panni dell'offeso, del perfetto, del puro, capì le intenzioni del padre ed entrò. Perché guardate, la vita è così, non ci sono colpi di scena, ci sono scelte. E la parabola resta magnificamente e drammaticamente aperta, come dire: fai la tua scelta. Senti quel Dio severo, quel Dio giustiziere, quel Dio che deve garantire l'ordine sociale, che deve essere severo sempre con gli altri meno con me, oppure accogli la novità stordente e straordinaria del Dio di Gesù Cristo, del Padre. Io la mia scelta l'ho fatta, ognuno faccia la sua. Buona domenica, buona festa, buon cammino.